Sono iniziati una settimana fa i lavori di ristrutturazione del convento di Santa Maria Nuova dei Frati Minori, adiacente alla chiesa che ospita la famosa predella del Perugino, meta costante degli appassionati d'arte che visitano la città di Fano. Una ristrutturazione che prevede la demolizione del vecchio complesso edilizio che ospitava i frati e la ricostruzione di uno stabile che in parte resterà di loro proprietà, con alloggi, un ascensore e muri perimetrali, ed 11 unità abitative private, con rifiniture di fascia alta realizzate secondo le più recenti disposizioni in materia energetica. In questi giorni via da Serravalle però è rimasta chiusa al traffico per consentire alla ditta locale che sta eseguendo i lavori di operare in sicurezza alla demolizione della parte confinante la strada. Demolizione avvenuta secondo programma e nei tempi previsti. In serata finiamo di demolire tutto quanto e quindi si pensa che da stasera di riaprire la strada tranquillamente al pubblico. Così. Ecco, la demolizione è andata bene, non ci sono stati problemi, insomma tutto a regola d'arte. Sì, è andata tutto bene, per ora non ho avuto nessuna lamentela, quindi anzi, vedo che sta andando bene, ecco, non aveva nessun problema. Quando inizierete a edificare poi il cantiere per mettere sul nuovo? E adesso dai primi di settembre dovremo iniziare con la ricostruzione, insomma. Da lunedì prossimo poi, ma senza chiudere al traffico, la via inizierà l'asportazione delle macerie dal sito. Ultimata questa fase, si inizierà poi a edificare, ma passeranno almeno 18 mesi prima che il nuovo complesso residenziale veda la luce e la strada ritrovi il suo rinnovato aspetto.